che sia uno che sta in carcere che si preoccupa del coronavirus. L'altra cosa è che dicono che in realtà questi qua in carcere, dice Davigo, il problema del sovraffollamento della carcere non esiste, dice signor Davigo, non esiste. Però fermi tutti. È l'unico in Italia, direi, fermi tutti, c'è il karma. Ha chiamato il karma quotidiano, dopo non so quanto tempo. Il karma preoccupato o no? Il karma dei suoi viaggi in Austria? Buonasera. Karma. Buonasera. Amico buonasera. Mio. Amico mio, ti voglio bene, amico mio. Beh, amico, sei meraviglioso. Come andiamo? Come va? Non c'è male, amico mio. Beh, karma, quanto male. Tempo? Come va? Giuseppe, io ascolto sempre. Giuseppe, inutile che adesso non voglio fare la marchetta, ma tu lo sai. Siete sempre nel mio cuore. Beh, grazie, grazie, amico karma, grazie. A cosa dobbiamo la tua assenza? Cominghi, dice, per carità, che tu comuni di Parenzo, cominciamo. Sì, sempre nel mio cuore, per carità, ma non sia mai. Ma rompe il tuo culo, ma cominchi ci vuole parlare. Ma non sia mai, non sia mai, non sia mai. Levati davanti alla minchia, dai, fammi parlare con Giuseppe. Ma non sia mai. Dimmi, karma, come vanno i tuoi viaggi in Austria? Stanno proseguendo oppure vanno un po' a rilento? Allora, Giuseppe, ma un vero ficcatore di pilo, secondo te, ma io mi posso mai fermare davanti coronavirus? Ma secondo te, con tanto di rispetto, perché è una cosa seria, certo, naturalmente. Però Giuseppe, a 50 anni, minchia, ma tu pensi che a 50 anni mi tiri indietro davanti un'influenza? Non sia mai, amico mio, mai, non mi interessa. E dunque stai programmando o sei già andato? Già ho programmato. Allora, intanto sono stato l'8 e il 22 in piena crisi. Cioè, l'8 di febbraio, 8 e 22 febbraio. Il 22 di febbraio sono uscita a frontiera a Tarvisio, sì, e pure c'è la polizia, dico, ora mi misura una febbre che sta qua. Invece, fortunatamente, solo patente e libretto. Fortunatamente, 22 era ancora. 22 era uno dei primi giorni. Sì, ma si sapeva, era uno dei primi giorni. Ho programmato per sabato. Sabato questo, tutto pronto. Però, che strada fai? Tu parti da Roma, no? Giusto? Certo, logico, giusto. Autostrada, tutta autostrada. Roma, autostrada, tranquillamente autostrada. Tu passi, nessuno ti fermerà. Non lo so al confine con l'Austria, però la situazione. Io spero che lo fermi all'estero al confine con l'Austria. Che mi viene a fare? Mi mettono il termometro. Mi mettete solo il termometro, qual è il problema? Non ho capito perché lo dovrebbero arrestare, Parenzo. Non ho capito. Perché lo dovrebbero arrestare? Perché è un cretino. Allora, anche faccia di minchia, petto di faccia di minchia che non sei altro. Innanzitutto io vivo nel Lazio, testa di minchia. E non sono obbligato, non c'è nessun obbligo, come Mattia, coglione. Quindi io posso sapere che c'è sulle, in giro per le strade italiane un pirla simile a chiunque avrebbe il sangue, ma si genererebbe il sangue. Coglione? Ma io dico, perché si sembra coglione? No, ma io voglio dire una cosa, scusami karma, tu arrivi in Austria, siamo sicuri che l'Austria fa passare uno che viene dall'Italia? Io non lo so, non sono così sicuro. Il bordello poi è funzionante o no? Il bordello, allora, è funzionante? Io ho guardato oggi le previsioni, non c'è nessun blocco. Io là, tu sai, ho informatori e oggi addirittura. Pensate. Mamma mia, ma perché tu ti crei questi problemi? Tu vai in una casa che tu vai di sta minchia di Christian Dior, ti metti là, ti metti a bavetta, ti mangi che te quattro minchiata, fettina, a provolino, salamino, t'apparecchi in quella casa di merda che te ne pariole, sicuramente. Beh, 55 metri quadrati, bah, ti metti là e ti mangi la tua minestrina come i vecchi. E tu invece? E tu invece? Io me ne vado a spiccare, Giuseppe. Scusa. Evviva. Può essere libero di andare a puttare in Austria. Assolutamente. Posso essere libero io di auspicare l'arresto di questo malato di mente? Allora, io non sono malato di mente, testa di minchia, lavoro 12 ore al giorno. Ma che c'entra? Non è che se un lavoro 12 ore al giorno non è un malato di mente. Nel tuo caso sei anche un mezzo spostato. Non ho capito perché uno non può andare a puttare in Austria. Ma perché è uno spostato? Fammi parlare con sto coglione. Ma non è uno spostato? Il karma non è uno spostato, se non sbaglio. È normalissimo, scherzi. Ma è normale. Adesso è normale il karma, secondo me. Ma in generale sei chiaramente uno spostato, è evidente. Ma perché? Perché se no non chiameresti qui per raccontare ste minchiate? Perché sei naturalmente naturali per spostato. Buongiorno minchiate, coglione, tutta la verità. Ma che minchia sta dicendo? Sei un poveretto, un mitomane. Sei un mitomane, un matto, uno spostato, un poveretto, un senza nulla, un cretino, cosa vuoi che ti dica di più? Ma tu sei senza nulla, coglione. Ma un poverino, dai. Mi spieghi perché uno che fa una vita normale si fa un culo così e poi ha come hobby quello di andare... Ma non fa una vita normale. Giuseppe, attenzione,
Certo. Attenzione, certo. Pago le tasse e nella mia vita non ho mai avuto una cartella di Equitalia, a differenza di certi mendicanti, va bene? Io non ho mai avuto una cartella di Equitalia. Passa il suo tempo libero. Pago. E passa il suo tempo... Che è successo? Pago, che è successo? Pago, cosa fai? Cosa sta rubando? Cosa sta rubando? Arcia, io pagare, amico mio, capito Parenzo? E poi a differenza tua io ho lavoro. Karma. Tu che minchia travaglio fa? Lavora. Questo va il giornalista, dai, su. Però adesso lasciamo perdere questa cosa, Karma. Il tuo tempo libero lo passi quando puoi al bordello in Austria, al mitico degli amici nostri. Mitico Welcome. Al mitico Welcome. Fa pubblicità, però hai già chiamato gli amici del Welcome? Già prenotato, solita stanza, solito piano, tutto quanto. Ecco, ma ti hanno detto che sono un po' diminuite le ragazze, da quello che ho sentito. In realtà c'è un po' di crisi, perché molti nostri connazionali, giustamente, ci hanno paura, Giuseppe. Cioè, però a te non te ne fotte un cazzo. Giuseppe, perdona, ma secondo te io vado là per baciare in bocca e puttane? Beh, non lo so, adesso quello che le porcherie che lei fa ci interessano anche molto. Ti devo raccontare questo. Sì. Io quando vado là ci stanno veramente certi personaggi, miei colleghi, ma non sono miei colleghi perché io faccio un altro lavoro. Vabbè, puttanieri come te. Puttanieri come a me, però Giuseppe, io non vado lì e chiedo alle ragazze che mi baci in bocca. Ma che minchia discorso è? Se io devo baciare in bocca una, non vado a puttane. Io vado a puttane perché mi devono fare un servizio praticamente particolare. Tu mi capisci bene, adesso non so cosa posso dire. Ma no, puoi dire quello che vuoi, puoi dirlo tranquillamente. Io vado a cercare cose, diciamo, che non trovo, diciamo, ragazze. E che cos'è che non trovi delle ragazze normali? Ormai si fa tutto anche... No, lui non troverebbe mai una ragazza normale, perché... È impossibile che trovi una ragazza normale, questo qui. Ma quindi, che per forza. Ma che ne capisci tu? Se 1,25 m meno 1 m². Ma che minchia ne capisci tu? Ma non vedi con la minchia occhi spugnate che ha? Ma non ne minchia volesse tu? A te ma che puttane te vogliono, capisci o no? A te, se vai lì, con l'accappatoio ti danno, dici che boh, questo è incredibile. Faccia la porta. Questo è incredibile. Ma non ti preoccupare, Non ci vedrai mai quei posti, non ti preoccupare. Ma meno male. Ma perché secondo me puttane quando ti vedono, dici ma questo che vuole fare qua? Vai, a porta aperta, vai. Manco l'ingresso ti fanno pagare, manco l'ingresso. Ma non c'è neanche il pericolo, caro signor. Allora, Susanna della Salaria dice che dovresti provare lei, Susanna della Salaria dice che dovresti provare lei prima o poi. Guarda, io con tanto rispetto per la signora Susanna, ogni tanto passo per lavoro, la vedo, ha un bel culo, però senza offesa, è una bella donna per la sua età, però io vado. Giuseppe, io mi Le vuoi di primo pelo tu? Di primo pelo. Giuseppe, da 22 ai 30 massimo, Giuseppe. Lo so. Amico mio, ma cos'è che non trovi? Cos'è che trovi lì che non trovi nella vita quotidiana, caro Karma? Cioè, cos'è che trovi nei bordelli dimmi. Io l'ho sempre detto e molti non mi credono. La cosa bella del bordello qual è? Tu arrivi, senza pensieri, parcheggi, tutto quanto, sempre solito discorso. Sì. Per prima cosa tu hai lì una vasta gamma di personalità. Non c'è dubbio, gamma di personalità. Intanto mentalmente stai sereno perché tutto è in regola, quindi non c'è paura che arrivano carabinieri, polizia, finanze, retate, senza mutande, mi metto là con la cappatoia, c'ho il mio amico Cristiano, ti mettiamo là, mi dice vai con questa, vai con quella è nuova, quella è vecchia, per prima cosa. Seconda cosa, Giuseppe, faccio delle cose che con le ragazze non male. Appunto, tipo che cosa? Non ho capito. Cioè, tipo, Giuseppe, me ne piglio tre. Ah, in questo senso. Giuseppe, amico mio. Amico mio, comunque lì. Mi sembra di capire che il Karma dice non avete cioè, puttanieri, non abbiate paura, se avete veramente i coglioni, se siete puttanieri sul serio, continuate ad andare. Continuate alla grande, sempre più. Ciao amico mio, ciao, ciao Giuseppe, ciao, ti abbraccio, ciao.